Colgo l'occasione, ragazzi, per ricordarvi di iscrivervi al canale, aiutarmi a crescere, attivare la campanellina. E vi ricordo il nuovo contest sul canale, ragazzi, il contest Road to 15K. Ricordatevi di aprire la descrizione di ogni video in cui troverete il link del contest, troverete tutti i miei contatti, i contatti del Team Glitch e tutto il resto. Detto questo, vai con la intro. Play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi, Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Hey, ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo video, ragazzi, un nuovo video ma un'esclusiva, ragazzi, un glitch per sbaggare i posti auto buggati che avete. Do un ringraziamento particolare, ragazzi, a Quit Noob che mi ha aiutato, senza di lui non sarei riuscito a ottenere questa cosa, questo glitch, quindi lo ringrazio e grazie ancora, amico, per avermi aiutato. Muchas gracias para tu colaboración, hombre, y siempre sigue así. Muchas gracias. Quindi, ragazzi, torniamo all'italiano. Allora, io con questo metodo, ragazzi, ci ho sbaggato i veicoli che abbiamo nel deposito veicoli speciali, ragazzi. Avevo il Blazer Acqua buggato e con questo metodo sono riuscito a sbaggare il Blazer Acqua, ragazzi. E quindi adesso me lo porta normalmente. Allora, con questo metodo possiamo sbaggare tutti quanti i posti auto che abbiamo buggati, ragazzi. Ma tutti! E se dico tutti, sono veramente tutti, ragazzi. Quindi a questo punto l'unica cosa che, diciamo, dobbiamo e dovete fare è una sola, ragazzi. Dovrete prendere un pezzo di carta e una penna, se non avete buona memoria. Se non, fate delle foto con il telefono, ovviamente quello vero, a ogni garage, ragazzi, perché vi dovrete ricordare tutte le auto. Allora, in primis, ragazzi, come vedete, io qui in tutti questi garage ho delle auto diverse, o comunque se ne ho alcune uguali le ricordo. Quindi fate bene attenzione a tutte le auto che avete. Seconda cosa, ragazzi, se avete LGRH8 o LG Retro Custom che comunque non vi ricordate, o auto che non vi ricordate, quelle saranno i bad spot, ragazzi. Ma adesso andremo a vedere con certezza. Allora, io qui, ragazzi, vi consiglio di non avere né LGRH8, ok, anche se in questo caso io mi sembra che ne ho una. Comunque cercate di non avere LGRH8 e cercate di non avere faggio nei garage, in maniera tale che quando andremo alla ricerca del posto buggato sapremo sicuramente che quello è un posto buggato. Perché, ragazzi? Perché solitamente i glitch si fanno o con le faggio o con le LGRH8. Solitamente, dico solitamente perché alcune volte io l'ho fatti anche con la Sanchez e quindi è un po' difficile, diciamo, focalizzare il veicolo che cerchiamo, specialmente se ne abbiamo più di uno. Io per esempio qui ho parecchie Sanchez con livrea, però sono tutte diverse e quindi comunque me le ricordo. E il punto, ragazzi, è uno solo. Come ho già detto, possiamo anche avere veicoli doppi, però quei veicoli doppi che noi abbiamo dovranno essere veicoli improbabili per fare glitch, cioè che non avete mai usato per fare glitch, perché nella procedura in cui andremo ad operare, ragazzi, e solo in questa procedura potremmo vedere le auto che sono buggate. Non le potremmo vedere normalmente, non le potremmo chiamare, ma solo come sto facendo io adesso, cioè
avviando una preparazione di un colpo, ragazzi, dove in questa preparazione vi fa selezionare il veicolo. Per esempio, se voi prendete la prima della fleca, ok, non vi fa selezionare il veicolo perché l'Ester, la macchina è di Lester e quindi si va con la macchina dell'Ester. Ma nel secondo colpo, nella seconda preparazione, come questa che è Kuruma, vi fa selezionare il veicolo. Quindi qui lasciate tutto come sta, mettete completi, come cazzo vi farà voi non conta nulla, ok? Io qui lo faccio prima una volta con completi personalizzati e poi una volta senza completi personalizzati, quindi potete farlo come cazzo volete. Lo faccio due volte, ragazzi, per farvi capire bene il meccanismo. Come vedete, io sono in una sessione privata, anzi ero in una sessione privata, ragazzi, quindi calcolate che io lo sto facendo in sessione privata. Avete bisogno di un amico, ovviamente, che vi dà una mano, che entri con voi nella missione, anche perché da soli non è possibile avviarla. Quindi a questo punto, ragazzi, se troverò un metodo per farlo da soli, perché ci sto pensando, intanto trovato questo, beccatevi questo, è più che valido, però se troverò un metodo per farlo da soli, che una mezza idea ce la potrei avere, e ve lo farò sapere, insomma lo porterò sul canale, anche perché ho altri bei video da portare, e andremo a vedere poi in seguito, però sempre il tempo mi serve, ragazzi. Quindi quando arrivate qui, ragazzi, a questo punto avete 4 minuti per cercare l'auto che è buggata, ragazzi, ok? Quindi voi sapete magari le vostre auto doppie, come vedete qui c'è BMX, BMX 5 ovviamente, perché sono le BMX che io ho nei posti auto, però non nei posti auto, scusate, nelle rastrelliere. Però comunque basterà cercare, ragazzi, andate immediatamente verso destra con la freccetta e troverete subito le auto buggate. Io qui sono andato un po' più alla cazzi miei, insomma, però comunque vedete LGRH8 2, LGRH8, e abbiamo queste LGRH8, ragazzi. Io queste LGRH8 in garage ne ho solo una, o comunque ne avevo solo una, e invece ci sono queste LGRH8. Che cosa significa? Che se noi qui in questo menu che appena vi ho fatto vedere, insomma, troviamo delle LGRH8 che non ci risultano in garage, o addirittura macchine che non ci risultano, che non abbiamo mai visto, che si sono andate a buggare così alla cazzo di cane, facendo così le potete sbuggare. Una volta che avete tirato fuori l'auto, uscite dalla missione, ragazzi, prendete l'auto e la andate a vendere allo Santos Custom. Allora, io qui stavo guardando se mi si era sbloccato qualche veicolo speciale, però non mi si è sbloccato, perché probabilmente non è questa la LG che sta bloccando il mio veicolo speciale. Tant'è vero, ragazzi, che io ho trovato anche una retro custom, perché io avevo il vizio, molti di voi vi ricordate che io avevo il vizio di doppiare le auto con le retro custom, e quindi avevo anche qualche retro custom. Quindi arrivate allo Santos Custom e vendete, ragazzi, vendete per forza, sì o sì. Sto vedendo se si può mettere in un garage con dei posti vuoti, mi sembra di sì, perché comunque ho provato e sembra che vada, però per non rischiare di spostare il posto vuoto da una parte all'altra, io vi consiglio di venderla. Se avete il blocco giornaliero e non potete vendere le auto, purtroppo questo è un problema. Con questo glitch, ragazzi, risolverete anche il problema di targhe. Qualora avete dei posti buggati. Quindi a questo punto, ragazzi, che cosa dovete fare? Semplicissimo, io qui come vedete stavo sempre controllando se potevo, se qualunque cosa. A questo punto, ragazzi, basterà riavviare semplicemente la missione che stavamo facendo, ritorneremo in preparazione di Lester e riavvieremo nuovamente la missione e faremo il tutto tale quale come lo abbiamo fatto prima. Come ho già detto, ci sono quei 4 minuti di tempo per esaminare bene tutte le nostre auto.
Se non avete buona memoria, come ho già detto, o fate una foto col telefono non ai vostri garage ma alla lista dei vostri garage, oppure ve li scrivete a penna. Ragazzi, io più di questo non so che dirvi. Questo glitch, come ho già detto, è un'esclusiva. Penso che sia un glitch abbastanza utile. Fatelo girare questo video, ragazzi, fatelo girare, perché molti hanno i posti buggati e molti hanno la necessità di risolvere questa questione dei posti auto buggati, ragazzi. Quindi se voi risolvete il vostro problema, perché sicuramente che lo risolvete, ragazzi, perché li ho risolti io. Vedete, LGRH8 2 LGRH8 3, queste io non le avevo in garage, ragazzi. Queste sono tutte auto che io non ho in garage, sono tutti posti buggati, ragazzi. Quindi andrò a sbuggarli e come ho già detto, entrate nella missione, uscite nuovamente dalla missione e andate a vendere l'auto, ragazzi. Dovete fare solo questo, dovete far sparire quell'auto in maniera tale da liberare il posto, perché altrimenti, se non lo farete, sposterete semplicemente i posti, come nel vecchio glitch che avevo portato anche io per spostare i posti nella clubhouse. Io adesso ho tutti i posti disponibili nella clubhouse e tutti quanti i posti disponibili nei vari garage, quindi sono super contento, ragazzi, di questo glitch. E come ho già detto prima, ringrazio Quit Noob per la sua collaborazione, che siamo stati un pomeriggio a litigare con questo glitch, e quindi valeva la pena portarlo, ragazzi, valeva veramente la pena portarlo. Come ho già detto, fatelo girare. Se risolvete il vostro problema, non siate egoisti, passate il glitch agli altri amici, fatelo girare, anche perché comunque, ragazzi, è molto utile come glitch. Come ho detto, non è un glitch dei soldi, però è utile, ragazzi. Colgo l'occasione, ragazzi, per ricordarvi il contest Road to 15k. Mi raccomando, partecipate. Allora, qui, una volta che avete fatto tutto, che avete liberato tutti i posti, ragazzi, che cosa dovete fare? Vi suicidate in maniera che salvi. Mettete, non so, ultima posizione, dove cazzo vi pare a voi, io c'avevo, mi sembra ultima posizione, sì, e ritornare in una sessione solo a inviti. Perché questo? Sono inviti perché almeno non ci rompe il cazzo nessuno, e per si fa questo passaggio, ragazzi, in maniera tale, cioè il cambio sessione in maniera tale che, se abbiamo qualche posto buggato nel deposito veicoli speciali, i posti buggati si sbaggeranno automaticamente senza che noi andiamo in garage e portiamo l'auto dove la dobbiamo portare. In questo caso, a me l'unico posto che mi manca dei veicoli speciali non si è sbloccato, però ciccia, piano piano lo sbloccherò. Però intanto vi volevo portare il glitch. Detto questo, ragazzi, non ho nient'altro da aggiungere, vi lascio un salutone, fate girare il video e al prossimo video, ciao belli! No mercy.